All'Aquila, Palazzetto dei Nobili, sede comunale scelta per l'ultimo consiglio comunale prima della riconsegna di Palazzo Margherita che si trova alle spalle, ultimo atto del consiglio cittadino prima delle elezioni amministrative di giugno che sceglieranno il prossimo sindaco della città con relativo consiglio comunale. Un'occasione anche per tracciare un bilancio da parte dei consiglieri, di una parte e dell'altra, per valutare ciò che è stato fatto e che non è stato fatto dall'assise civica in questi 5 anni in cui anche la giunta è cambiata 2 volte, con gli assessori di Stefano e di Cosimo sostituite. I giudizi ovviamente sono diversi e contrastanti a seconda della parte politica con cui si parla. Ercilia Lancia, capogruppo di Fratelli d'Italia, parla di un consiglio vivo che ha fatto provvedimenti importanti e portato a casa risultati. Intanto ha significato rottura col passato, è stato un consiglio comunale con novità presso i banchi, con amministrazioni e con una grande rappresentanza anche al femminile. È stato un consiglio comunale che ha supportato importanti atti di programmazione, pensiamo al piano del commercio, pensiamo al PUMS, ma è stato anche un consiglio comunale che ha saputo confrontarsi con la crescita di partiti, espressione della maggioranza, uno fra tutti per esempio Fratelli d'Italia, che passa da una percentuale del 5% iniziale a quella odierna stimata del 20%. Quindi un giudizio nel complesso positivo. Giudizio diametralmente opposto da parte dell'opposizione. A parlare il capogruppo del PD Stefano Palumbo. Ma il mio giudizio è negativo perché ho vissuto questi 5 anni all'interno di un consiglio comunale esauterato dalle proprie funzioni, svilito in molte occasioni nel proprio ruolo, quando invece la voce del consiglio comunale poteva essere determinante su alcuni temi di carattere strategico, penso a quello del PNRR o ad altre funzioni di carattere più pianificatorio, urbanistico. È stato, diciamo, lasciato a funzioni di carattere ordinario, approvazione di delibere ordinarie,